inizio alle 2:30 è la cena di gala. Scollate! Real Madrid Manchester City. È la semi questa. Attenzione alla difesa. Casemiro! Casemiro è un mostro. Tutto bene, amico? Non ci siamo più visti dall'evento FIFA 6 Noto Racism. Come te la passi? Bene, direi. In questi giorni si lavora. Giocare. Sai com'è? Ma che cazzo di conversazione è? Mamma mia, cosa ha fatto? Parte il tiro! Let's go! E c'è il gol dell'entrata, finendo per... Mette il tiro, lo sa di molto bravo. L'ho fatto! L'ho fatto! Leicester PSG. C'è bisogno di energia, di forze fresche. Dove vai, Terry? Dove vai, Terry? Pericolo, ecco. Dove vai, Terry? Ah, è triggerato Terry. Con due che faccia da culo. Ah, adesso mi consiglia Hunter poi. Perché mi consiglia Hunter? Ah, per il classico. Ci dovrebbero essere rimaste praticamente tre partite, credo. No, quattro partite. C'è rimasto il classico. Semifinale contro il Paris Saint-Germain con Danny. Finale dei mondiali con Kim. E finale di Champions League Danny e Alex. Queste credo che siano le partite che... Sì. Penso proprio siano queste le partite che ci sono rimaste. Quindi siamo carichi per queste quattro partite siummiche. E qui ci sarà anche la decisione finale. Allora, io non l'ho mai giocato, ma sono sicuro al 100% che... mi verrà chiesta la scelta di giocare o con Danny o con Alex nella finale dei Champions. E io non votico chi picco. A Benzema, ma che piedi c'hai, puttana Eva? Che poi comunque all'inizio ero tipo, vabbè dai, picco Alex perché mi piace. Però poi Danny in realtà c'ha una storyline fighissima. Danny ho imparato ad apprezzarlo, è un grandissimo personaggio secondo me Danny, è figo in culo. Quindi effettivamente non sarà scontatissima la scelta. Vediamo. Vai, Real Madrid-Barcellona, ma questo è il primo classico che gioco? Anzi, un punto di differenza, anzi. Cioè con sta partita te giochi a Liga. Che colori, i suoni di una festa che attende solo il fischio d'inizio. Pezzo di merda! Lo dico, pezzo di merda. L'allenatore si affida a due elementi dalle spiccate. Mamma mia, che palla, frate! Per supportare l'unica punta di ruolo ed è dunque 4-3-3. Ho l'impressione che i difensori avversari dovranno. Mamma mia, ha bevuto Jordi Alba! Vai, Casemiro! Boom! Prova la botta! Non mi dico, ho preso Casemiro. Corner dunque. Che buono. Ah! Norma del vantaggio, possesso Real. Prova in porta. Che cazzo tiri? FIFA roleplay. Tre giornate per decidere il destino della Liga. Tre gare che separano il Real di Alexander dal trionfo. Tre finali per i Blancos da non sbagliare. E quando si parla di finali è raro che sbaglino. Si inizia oggi con questo classico che vede il Barcellona a caccia di punti preziosi per riaprire la lotta per il titolo. Real al quale basterebbe vincerle tutte per laurearsi aritmeticamente campione di Spagna. Occhio al terzo incomodo chiamato Atletico. Modric, Hunter, ecco il tiro, cross! Ma no! Ma che gioca a pallavolo il Barcellona? Buona lettura di Sergio Ramos. Uno per il quale le parole non bastano a descrivere la sua straordinaria classe. È un onore per me poterlo ammirare dal vivo. Casemi! Tocco verticale interessante. L'attaccante si è letteralmente divorato il gol qui. Porco Dio, Casemiro! Lo odio. Perdono palla, l'azione sembrava interessante. Ehi. Toni Kroos vuole il pallone di Kroos. Attenzione, è libero. Era una buona occasione. La magia per Alexander. Prova. Mamma mia. Porta. Modric. Hunter. Isco. Parte il tiro. Dio. Occhio al tiro. Tira. Vantaggio. 0-0 che sembrava addirittura reggere fino al 90esimo. Alla fine però i loro sforzi sono stati ripagati. Cazzo. Era giusto, vero Stefano? Ma hanno dimostrato di meritarsi questo vantaggio per quanto si è Bella che oggi. Tira di testa sfaciolata, zia, sì, è diventato un assist.
Mamma che palle. Ancora l'intensità, mamma, 1-2, della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Stadio è una vera gol, il pubblico. Ma casa mia è tua, eh? Ma che cazzo fai, brutto coglione? Ma eri in vantaggio. Occhio al contropiede qui. Busquets. Potevano sfruttare meglio questa ripartenza. Intervento fondamentale. E allora ancora più importante sapere quanto manca al fischio finale. Andiamo a bordo campo. Matteo Barzaghi, Matteo. Il tocco verticale di Isco. Compito! Passa! Cristo! Forze fresche in campo. Coglione! Carvajal. Era la sfida decisiva, quella che GG poteva valere una stagione intera, il match più atteso dell'anno. Mamma mia. Blancos e Blaugrana, la ma fine vaffanculo, va. Mamma mia, Casemiro quanti se ne è magnati, raga, porco due, oh, incredibile. T'ho detto, l'ho messo come compagno, è diventato un boss. È stato il tuo primo classico, Alex. Ah, vedi che era il mio primo classico. Mi sono sentito... No, è stato un onore per me, brother. Beh, entrare in quel campo è una cosa che mi ha fatto pensare. Tutta quella gente a guardare, tutto il mondo a guardare, e poi la storia e la classe. Ah, ma non è facile descriverlo. Direi che invece l'hai descritto alla perfezione, Alex. Grazie. Vabbè. E tipo, ehi, dannazione, amico. È stata un'esperienza incredibile, baby. Cioè, in teoria mi dovrebbe far tornare da Danny. Se mi fa continuare a giocare a Liga, rischio un enfisema. Ok? Che è con Neymar? Ma che è sta musica poi? Come F? Abbiamo fatto pari! Allora, quando manca tipo poco tempo, comincio a palleggiare. Cioè, comincio a palleggiare e gliela passo quando manca 0,1 secondo. Così che lui non può ribattere e vinco io. Troppo intelligente per sto gioco di merda. E i fratelli Williams? Sì? Che è successo? Cosa? Non lo sa. Loro sono quasi venuti alle mani durante la semifinale. Sul serio? Io li ho dovuti separare. Beh, era la semifinale di Champions League. L'atmosfera si scalda. Ah, giusto. Ma come parla giusto. Neymar? Ma... Alex, loro chi sono? Chi? Quelle persone in casa tua. Quello è l'entourage, amico. Ok, ma che cosa stanno facendo ora? Intendo, in questo preciso momento. Fanno roba per il marchio. Amministrazione. Si occupano... Non lo so, di qualcosa, ne sono certo. Bea sa come funziona. Voglio dire, con me... Io ho soltanto mio padre e... Beh, un paio di persone importanti, ma... Nessun altro. Nessun altro? No. Questa vita non mi lascia molto tempo libero e quello che ho voglio passarlo con le persone a cui tengo veramente. Non ci avevo mai pensato. Beh, questa è solo la mia opinione. La mia macchina è arrivata. Vorrei potermi fermare ancora, ma... Grazie mille per avermi invitato. Figurati. Ci vediamo, amico. Fai buon viaggio. È scemo, Hunter. Ma caccia tutti sti rincoglioniti, ma chi cazzo so? Olè. Mo sicuramente semifinale dei Champions, ragazzi. Semifinale dei Champions, let's go! Te prego, dimmi che c'è una scena dove accoltello mio fratello, zi, te prego. Andiamo. Dai, Danny. Benvenuti da Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Siamo al Parco dei Principi, semifinale di... Abbiamo vinto. Abbiamo vinto 5. Abbiamo vinto 5-1 all'andata, raga, me l'ho scordato. Il pubblico di casa, ovviamente. Porco due, lo distruggo ancora. Importante. Giocare in casa, cerca la rete. No! No! Questo tiro a giro. Dai che voglio la scena finale. Ma raga, ma il nonno De Hunter è morto? Mo che ci sto pensando. Dove porco due sta il nonno De Hunter? Draxler. Rossetto? Potrete crossare. Ecco il tiro. Mamma mia.
Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio, ha riconquistato palla. Ed un culo a coglione. Palla interessante nello spazio. Oddio se vado a godere. Molto interessante qui. Cocci. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. Si è lasciato ingolosire. Golosire. Williams. Perché me l'hai ridata subito, mannaggia la troia? Ma che fa? Attenzione! C'è una delle azioni più confuse della storia. La mette in mezzo al Brighton. Prova in porta. Coraggioso il tentativo dell'attaccante. Pallone che termina largamente sul fondo. Però era da fare, raga. Non devo più dire pum, perché se dico pum va in culo alle stelle, sì. Neymar che va prima al festino de Hunter, bello. Grappa no, trollato. Mendy. Occhio alla botta. Ha sfiorato un gran gol qui. Sì, dovevo andare dritto. La favola. La favola. Mi mancherà il gol da favola. C'è spazio per andare. Williams. Ma dai! Che fette che vediamo c'ho! Cosa ci riserverà l'extra time? 7 tiri a 1. Olè! Lo ferma ma non controlla. Albrighton. Gran tiro! Porco dio! Dai che io le volevo fare gliene 2. Fino al 7 a 1 è bella. Se siamo visti. Harrison Cavani. Un altro ottimo tocco. Tocco verticale interessante. Prova a sorprenderlo. Ma che cazzo tiri da là? C'è spazio per il cross. Williams. Lì. Attenzione pericolo. Di destro. La parata impresa, la ma piede debole come sto messo qua. Oddio gli alevo a mio fratello. No. Sarà ammazza che partita di merda. Oh. Come secca tu fratello parte l'animazione. Verrà. Neymar. Oh e dai. Ce n'è voluto di tempo ma adesso cambia tutto. No, vabbè, godo. C'è il fischio finale dell'arbitro. Volevo vedere l'animazione. Che palle sto gioco che devi dare il buon esempio. Ma vaffanculo sto coglione, porco due, il coltellaccio nel calzino, zio cane, sto goblin. Quindi ragazzi, abbiamo 3 finali da affrontare. 3 finali. Ma che è contro il Watford 16esimo, ragazzi? Cos'è la partita contro il Watford 16esimo, ragazzi? Ma per il titolo che è che sto 10 punti sotto? Non mi posso far sostituire, non c'è nessuna... Nessun tasto per farsi sostituire. Cioè te ritiri. Cioè, a che mi serve sta partita? I campisti dovranno sacrificarsi a turno per supportarlo. Può essere il gol del vedi che golletto. E c'è il gol di Danny Williams. Bello. Posso vincere il campionato. Vabbè, io gioco allora, dai sti cazzi. Sta giochiamo, che problema c'è? Match fondamentale per la residua speranza di Danny Williams e compagni di restare in corsa per il titolo. Non sarà semplice recuperare lo svantaggio in queste ultime. Però lo United è secondo a 76. E quanto sta il primo? E i miracoli del calcio. Ma quanto sta? Ogni tanto avvengono. 82. Ma va bene, va bene, va bene, va bene, eh. Danny Williams. Qui se infiliamo, siamo veloci. Rientra. Bernard. No. Buon tentativo della distanza, non fortunato. Distanza. Conclusione potentissima, eh. Ah, leggermente. Madonna la telecronaca. Stavolta non l'ha aiutato. Ah, però hanno una partita in più. Ok, allora è fattibile davvero. O vinciamo la Premier. Riccardo Pereira può scambiare con il compagno. La troia, avevo fatto un movimento bellissimo. Vanno a girare palla nella tre quarti avversaria. I difensori yeah. Ovviamente corrono. È tutto solo. Siete delle pippe di merda. Siete delle seghe. Ole Bass.
Viene chiuso. Ole Bass, il mio eroe. Mi sa che tocca fare 24 ore in quel periodo, raga. Mamma mia, cosa ha fatto qui? No, devo vedere il replay, ragazzi. Devo vedere il replay. Cioè, raga. Mamma mia. Cioè, non scherziamo. Buona l'idea, meno l'esecuzione. Cosa ha fatto qui? È un pazzo. Bello? Sì? Vola. Buon pallone filtrante. Pallone in profondità. Attenzione al fuorigioco. Dillo a lui. L'ultimo tocco. C'ho 9, oh. Sarà rimessa laterale. 9 è buono, eh. Bravissimo, cazzo. Fintina. Stuck. Grande intervento del portiere. Questa è una parata che vale come un gol. Williams. Tentativo di Williams da distanza siderale. Comodo l'intervento del portiere. Tiro mediocre. Sì. No, bravo, vabbè, 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 bel try, bravo. Madonna, ma che sono sti risultati tutti streaming city, frate? Deulofeu. 1-0, zo. Hughes. Puntuale, come sempre. Lì. Bello! Bello! Come cazzo ha girato sto pallino? La distanza fra le due squadre, ma ovviamente bisogna mantenere l'attenzione. Riusciranno a limitarlo un po' meglio. Mazza che golletto! Palla incredibile! La richiedo, tirone a giro, doppietta. Ci saranno da recuperare 2 minuti. Che cazzo fischiano? Capue. Didi. Williams. Vado per la tripletta, brother. Vado per la tripletta, brother. Non mi ferma nessuno, brother. Attenzione. Ha rischiato molto il difensore. Fischio finale accolto con un boato dal pubblico di casa. 3 punti per Danny Williams e compagni. Tentato omicidio. Vabbè, mazza il bel game. Cazzo, mazza il bel gol però, eh. Vai, 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 vai. 2-0. Quindi mo la classifica in realtà andiamo a... non mi ricordo a quanto stavamo. Ho perso... Vabbè, fammi vedere la classifica un attimo. Stiamo a 4 punti dal City. Ok. 4 punti dal City stiamo. Non mi dici che mi fai giocare tutte le giornate di Premier League adesso tu? Cioè tu non vorrai farmi giocare tutte le giornate di Premier League? Vabbè, so 2, dai, il City ha pareggiato. Quindi in realtà possiamo vincere. Cioè, quindi, allora, in teoria, se vinciamo questa, la prossima, vinceremo sicuramente noi. Clueless. Quindi toccherebbe a perdere per perdere la Premier. Cioè, se perdo pareggio, ho perso. Vogliono sperare di rimanere ancora in corsa per il titolo. Non hanno alternative. No, vabbè, ma lo voglio vincere. La Premier la voglio vincere. Sicuramente fra i protagonisti questi due giocatori, due attaccanti che possono fare la differenza se sono in giornata. Camarasa! Chi? Ha provato a piazzarla, non la scelta migliore. Bello. Apre il gioco. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Gran tiro. Ah. Danny Williams, occhio al tiro. Oh. Si prepara, la mette in mezzo al Brighton. Maguire, grande Maguire. Del portiere, che dice di no il signor Maguire. È tutto solo, bello. Vai Danny, meritato questo. Sono d'accordo Pier, era solo questione di tempo. Danny Williams, Gray. Bello. Occhio, cerca l'area di rigore. Famoglielo, questo 2-0, famoglielo. Lì. Danny Williams. Bello Danny. Vola, 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 guarda, siamo veloci, eh. Siamo veloci. Ma col cazzo, siamo dei tronchi, ma che è sta lentezza? Guarda il movimento in aria. Esterno. Palla no. Respinta dal difensore. Soluzioni migliori, ho preso l'angolo, ma di che te lamenti, oh. Williams. Bello. Triplettone. Mazza che golletto. E nessuna voglia di fermarsi. Il sinistro sì, ce l'abbiamo, eh. Mi stupirei se giocherà ancora per 2 minuti. La mancata reazione dal possesso palla prolungato degli avversari sta irritando i tifosi. Madonna cazione, oh. Un altro pallone in mezzo. Ma che gol abbiamo fatto? Beh sì, è stato un gol di ottima fattura. Però il divario tecnico fra le due squadre oggi è stato veramente enorme. Porco zio. Lezione di calcio. Sarebbe anche giusto tirare un po' i remi in barca rispetto alla squadra avversaria. Ma che cazzo me ne frega. GG. 3 gol per ribadire la sua fantastica vena realizzativa. Triplettone. Sono qui stasera davanti a Danny Williams. Olè. Tripletta di oggi.
Devo ringraziare i miei compagni. Sì, è una sensazione fantastica, lo devo ammettere. Però bisogna dare merito anche a tutti gli altri membri nello spogliatoio. Insomma, pensarci bene, sono solo l'ultimo arrivato, l'ultimo anello della catena per fare gol. Quindi sì, eccomi a buttare la palla in rete. Ma questo è potuto succedere solo grazie ai ragazzi che ce la mettono tutta. Ci muoviamo insieme. Tu contribuisci? Sì, esattamente, certo. Grazie, Danny. Figurati, bello. Che cazzo di conversazione è? Stiamo a due punti dal City, quindi ma adesso la partita contro chi è? Facciamo Balotelli Agüero. Ovviamente 9.7, certo, tripletta più assist 9.7. Grandi. Allora, ultima partita contro il Chelsea. Oh cazzo. Leicester Chelsea, raga, ultimo game. Amici sportivi appassionati di calcio, benvenuti. Siamo a Leicester, al King Power Stadium. È l'ultima, raga. Ultima giornata, dobbiamo vincere. Oggi sono di fronte Leicester City e Chelsea.